Questo è un articolo pubblicato recentemente sulla rivista 7 del Corriere della Sera. In questa rivista c'è un articolo iniziale a firma Roberto Saviano, il quale parla di un personaggio di cui noi abbiamo completamente perduto la memoria, che fu Enzo Tortora, eccolo qui. Ora, Enzo Tortora arrivò al massimo successo televisivo con una trasmissione strappalacrime che sarebbe piaciuta moltissimo a Liala, la nota scrittrice. Anche, ma anche Maria De Filippi. Ah, sì, ma infatti Maria De Filippi non ha fatto altro che copiare la formula di Tortora e finora nessuno l'ha messo in galera, mentre Tortora è stato messo in galera. Guarda un po' che stranezza. Vorrei richiamare l'attenzione, perché io ho una memoria mia di un mio comportamento. Come ho già detto altre volte, all'epoca io collaboravo a una rivista che aveva un certo seguito e si chiamava La coscienza del cittadino. Quando seppi che Tortora era stato arrestato, accusato di una accusa infame, assolutamente insostenibile. Sì, oltretutto, ma noi sappiamo quali sono stati in retroscena, e io scrissi questa frase: il fatto che Enzo Tortora sia stato arrestato dimostra che è innocente, come dovrebbero pensare la maggior parte degli italiani capaci di ragionare e di ribellione. Anche perché proprio in questa settimana c'è in edicola questo libretto. Sì, non l'ho visto. Questo fa parte di una serie di libri di cui io ho più volte parlato. Storia dei grandi segreti d'Italia. Storia dei grandi segreti d'Italia. Questo è il numero 99. E questa collana verrà presentata ancora in vendita nelle edicole, perché è stata stampata dalla Rizzoli e la Rizzoli la distribuisce questi libri nelle edicole quando distribuisce il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport e quant'altro. In questo libro, che io appunto vorrei reclamizzare, 1972, attenzione, attenzione, perché qui più o meno nello stesso periodo fu arrestato Enzo Tortora. Ed è interessante vedere come, relativamente a quell'epoca, questo libro riesca a illustrare l'intrigo degli intrighi, i rapporti di potere, le delinquenze, gli omicidi mirati, gli arresti arbitrari e tutto quello che rappresenta questo paese, che non a caso appunto è stato sempre teatro degli intrighi di gruppi di potere che vanno dalla massoneria alla Chiesa, dalla massoneria cosiddetta deviata, dai servizi segreti cosiddetti deviati. Qui ci deviano tutto, anche la posizione dei testicoli, capito? E a conclusione di questo discorso, prima voglio dire che Enzo Tortora, che io avevo visto quando Enzo, diciamo meglio così, quando Enzo Tortora lasciò la Rai, trovò lavoro in una televisione privata milanese, mi pare che si chiamasse Telealto Milanese.
che poi fu all'origine delle televisioni alternative di Berlusconi, eccetera. All'epoca io andavo spesso per lavoro a Milano e la sera vedevo la trasmissione di Enzo Tortora in cui appunto si batteva contro la diffusione della droga. A mio avviso questa è stata la vera ragione per cui l'hanno accusato di essere uno spacciatore di droga. Sì, è uno spacciatore di droga, molto interessante. Poi le vicende di Enzo Tortora, che a causa di quello che gli hanno fatto prese un tumore, qui dobbiamo affrontare il problema dal punto di vista della neuropsico-endocrino-immunologia. Il tumore è nato dallo stress, uno stress localizzato perché gli era stato impedito di parlare e lui appunto ha avuto un tumore polmonare. Cioè tutto collegato e secondo appunto la descrizione dei grandi medici che oggi con la scusa del Covid cercano in tutti i modi di tacitare, ma questa è la realtà. Mi limito per finire a un bell'articolo di Roberto Saviano, il quale ovviamente certe cose non le dice. È tipico, ancora siete quell'imbecille. È tipico di questo giornalismo, soprattutto il giornalismo di denuncia, dire per non dire. Siamo nel 2023, presso il Tribunale di Napoli non c'è ancora nulla, uno spazio o almeno una targa che ricordi il martirio di Enzo Tortora. Certo che non lo mettono, io me lo ricordo perfettamente, la requisitoria del pubblico ministero. Un infame. Sì, contro Enzo Tortora, si vedeva chiaramente che leggeva una velina che gli era stata passata direttamente dalla camorra. È tardi, ma non è mai troppo tardi perché questo accada. Oh, intendiamoci, c'è un altro aspetto. Enzo Tortora, dopo il famoso terremoto del Belice, attraverso i suoi spettatori, mi pare che fosse nel 73. No, non ricordo. Del Belice, sì. 63. Attraverso i suoi lettori e spettatori aveva fatto una raccolta che aveva ottenuto dei grandi risultati. Era del 1963. Sì. 63. E che c'entra con Tortora? Perché Tortora, è quello il fatto, lui aveva raccolto i soldi, poi la camorra andò da lui e gli disse: questi soldi li deve dare a noi. Ah, ok. Perché noi siamo noi quelli che distribuiamo i soldi a quelle popolazioni a noi asservite, capito? Tra le benedizioni e la distribuzione no, dei pani e dei pesci, perché è lì il discorso, no? E Tortora dice: no, io questi li do direttamente io. E si è scavato la fossa. Certo. E se non fosse stato, se la legano al dito, esatto. non te la passa. Ma ti immagini. E se non fosse stato per quel povero Modugno, perché fu lui che perorò la sua causa per farlo candidare come deputato europeo, e come deputato europeo furono costretti, una volta eletti, a liberarlo. Però se no stava ancora lì in galera. Allora, abbiamo detto tutto, ma non abbiamo completato questa lettura. È tardi, ma non è mai troppo tardi perché questo accada. Cioè, pensa questo brav'uomo, ripeto, tale Roberto Saviano, che basta mettere una targa all'ingresso del Tribunale di Napoli per risolvere ataviche. Il problema. Vai. No, vedi un po'. Vai. Non è mai troppo tardi, il mio appello è l'appello di Saviano.
Spero sia raccolto da chi ogni giorno varca la soglia del Palazzo di Giustizia di Napoli e sa che porta su di sé un peso enorme. Chi varca la soglia, no, non è chi varca la soglia, capì? Quello di fare in modo che la verità giudiziaria si avvicini quanto più è possibile alla verità dei fatti. Basta leggere per questo libro, che costa solo 6 euro, di cui consiglio alla lettura a tutti i nostri amici, per capire che la verità giudiziaria non si avvicina alla verità dei fatti in Italia. Non si avvicina proprio. Prima devi scavalcare la Chiesa, le sue benedizioni, poi la Camorra. Le omelie. Poi l'Andrangheta, questo prima. Poi la massoneria, a cui sono iscritti moltissimi. Poi gli inglesi, poi gli americani. Sì. Poi i cinesi. Poi l'Azione Cattolica. Poi l'Opus Dei. Poi Villa Nazareth. Dopo tutte queste organizzazioni, ben inteso, in onore di Iddio, forse di, non di Iddio, di Iddu per dirlo alla siciliana, certo, essendo Iddu l'innominato, essendo Iddu l'innominato capo di una cosca mafiosa. Chi si affaccia alle professioni legali, chi è chiamato a giudicare, chi è a indagare, non può in nessun caso prescindere dalla conoscenza delle dinamiche che hanno portato all'arresto di Enzo Tortora, con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico di droga e armi, soprattutto armi. Ma andate a chiedere a quelli che li vendono regolarmente sotto gli occhi di tutti. Per concludere, ricordo un amico tempo fa, il quale a un certo punto c'avevo una catenella d'oro dove c'erano i simboli massonici. E allora dico, ma come te sei iscritto alla massoneria? E dice, se no qui non si lavora. Quindi, detto questo, cari amici, la parola a Orazio. Allora, ormai da parecchi anni noi abbiamo confutato tutto il confutabile, visto che anche loro, la nostra controparte che abbiamo qui accennato minimamente, diciamo si comporta in questa modalità, cioè lo sputtanamento senza nessuna fondamenta dell'avversario, del nemico, dell'oppositore, eccetera. Allora, a partire dalla Costituzione dell'anno primo presentata da Robespierre nel 93, il giorno esatto non me lo ricordo, esatto, più, ma l'anno primo, era la presentazione della Costituzione dell'anno primo. E agli che stati, fu modificata, intendiamoci bene. Agli Stati Generali fu presentato appunto il testo ufficiale, in cui già l'articolo 2 diceva che al momento in cui il potere fosse derazzato nei confronti dell'interesse popolare andava in ogni caso perseguito da parte di qualunque cittadino. Poi, ancora per esprimere meglio il concetto, l'articolo 33, 34 e 35 sempre della stessa Costituzione. Il diritto alla opposizione in qualunque forma. E da lì scaturisce poi una corrente di pensiero che a partire dal 1793 arriva fino ai giorni nostri, ma non solo in Francia, in Germania, in Italia, in tutte le costituzioni è prevista questa cosa. E la stessa cosa hanno poi confermato prestigiosi statisti, tipo per esempio Amato, tanto per dirtene una, ma anche per altri che adesso al volo così non mi ricordo. Amato, ben poco amato, oltretutto. Detto anche?
Dottor Sottile. Dottore Sottile, molto sottile. Io no, anche lo chiamavano anche Er Sorso. E la definizione è un po' più significativa. Er Sorso. Pertinente. C'ha quell'aspetto molto furbetto. Quello che è. Sì, quello che è. Vabbè, allora, insomma, in conclusione, diciamo, per diciamo, identificare e concludere il discorso... Scusa un secondo se ti interrompo, perché è giusto. La frase di questo personaggio è semplice, perché dice, guarda che se ti vuoi ribellare, ribellati, dice lui, tanto ti stanchiamo lo stesso. Ah, certo. No, no, ma ha fatto una conversione a 360 gradi, non a 180, a 360. Due volte. Due giravolte ha fatto, perché quello che poi è stato dopo, questo lo diceva nel 62, 61, 63. Poi dopo ha cambiato aria, perché in quel momento lì doveva crearti una opposizione, sì. Apparire oppositore davvero. Come fanno questi partiti del cazzo che stanno sorgendo da 4-5 anni, no? Dal nulla e che spariscono nel nulla, che però fanno, nel tanto che ci sono, fanno i rivoluzionari, sì. Raccogliendo e dissipando e disperdendo il senso dei coglioni. Esatto, disperdendo il senso della ribellione. Allora, io molto immodestamente, o modestamente, preferite scegliete voi l'IM o non IM, ho scritto queste 27 pagine di motivazioni del perché la ribellione occorre. Allora, intanto bisogna ricordare che noi abbiamo fatto anche una querela, denuncia contro il Parlamento perché già qualche anno fa imposero la legge sul negazionismo, il che è contrastante con l'articolo 17, l'articolo 21, l'articolo 41, eccetera, della Costituzione, che dice che la necessità di esprimere il dissenso è qualcosa di garantito dalla Costituzione. Allora tu non mi puoi andare a fare una legge liberticida che mi impone il bavaglio o la museruola, che sia reale o ipotetica, in ogni caso tu non mi puoi sottacere, non puoi sottacere quello che io dico, deve essere espresso. Tra l'altro, proprio in questi giorni è uscita fuori una polemica sulla Corte dei Conti. Certo. Che cosa abbiamo fatto noi quando facevamo due volte abbiamo denunciati. E non solo, ma quando facevamo una denuncia consistente portavamo la copia anche alla Corte dei Conti, certo. Abbiamo il timbro che l'abbiamo portata. Certo. L'avete mai visto che qualcuno l'abbia preso in considerazione? Appunto. Questa la dice lunga sul funzionamento dei nostri Appunto. Apparati statali, sia periferici che centrali. Non c'è, è un muro di gomma, non c'è modo di smussare alcun angolo. Come si vede qui, dove ancora non si sa, questo aereo è caduto. È il secondo aereo che è caduto vicino a Palermo. Nessuno se lo ricorda perché noi ci ricordiamo dell'altro, no? Di questo non si parla. Sono morte 82 persone. Tutte le più grandi supposizioni. Comunque, con in più il fatto che qui è documentato di un noto boss siciliano il quale dissuase una sua amica dal salire dal in salire, aereo. Sì, una sua amica che faceva la hostess e la quale non c'è andata ed è stata ovviamente sostituita. Quindi c'è pure questo. Nessuno gli è andato a chiedere delle informazioni. Diceva, perché hai dissuaso questa ragazza, amica tua, dal salire sull'aereo? Che cosa sapevi? Insomma, ragazzi, leggete queste cose e capirete perché vivete in Italia. Allora, per ritornare sul discorso che stavamo trattando, bisogna ricordare che, come abbiamo detto già a partire dal 1793 e poi con tutte le varie fasi nelle varie nazioni, con le varie turbulenze, guerre, ribellioni, rivoluzioni, sommosse, eccetera, anche gli stati cosiddetti democratici si sono dotati di strumenti adatti a difendersi dagli attacchi diciamo più così. O meno manifesti, sì. O occulti, sì. Dall'interno. Allora,
quello che noi abbiamo denunciato nelle circa 800 querele presentate in questi ultimi quasi 20 anni è stato il fatto che senza colpo ferire, quasi totalmente senza colpo ferire, organizzazioni internazionali mondialiste si sono impossessate dall'interno attraverso la vendita, la compravendita, la corruzione e quant'altro di personaggi, di manifestanti. Gli attentati. Gli attentati anche, per carità. Con la complicità delle mafie nazionali e internazionali, con la complicità dei poteri forti occulti internazionali, con l'appoggio più o meno interessato da parte di qualunque tipo di struttura non governativa controllata da questa gente, tipo per esempio Bill Gates, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, eccetera, si sono appropriati dello Stato, dei gangli dello Stato, ancora non totalmente, ma quasi totalmente oramai, che però appunto che ricadono nella fattispecie prevista da queste norme, di queste costituzioni che abbiamo detto. Di queste costituzioni che abbiamo detto. Perché? Perché noi già a partire dal 2010 abbiamo cominciato ad informare i personaggi che ci prendevano in considerazione e prendevano in considerazione le battaglie che sostenevamo, le tesi che noi sostenevamo, eccetera, hanno cominciato a rendersi conto che, da quello che dicevamo noi, che effettivamente c'era una formula di attacco dall'interno delle istituzioni e dei diritti garantiti dalle Costituzioni. Cosa che oggi finalmente appare oramai, anche se nebulosamente ancora per la maggior parte, oramai alla massa della gente, alla popolazione, anche il più idiota oggi si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. L'apparato dello Stato che è farraginoso in maniera oramai proprio debilitata. È dimostrato appunto dal caso di Enzo Tortora, no? Certo. Più di così. Ma poi è anche peggiorato molto, perché basta vedere quello che hanno combinato negli ultimi governi, uno pedissequo all'altro, non c'è stato, sono cambiati schieramenti politici molte volte, in questi anni non è cambiato un cazzo, il progetto politico incostituzionale messo in atto da questi poteri hanno continuato imperterriti nella loro strategia, nella loro direzione, senza un briciolo di sbandamento di deriva. E voi è ricicciato anche il gesuita, E certo, stanno pompando l'immagine, normale, perché adesso devono far vedere che c'è un'alternanza, no? Certo. Così, ma non c'è nessuna modifica da 70 anni a sta parte, per non dire anche 80. Il trattato di Cassibile, il trattato della Valletta, il trattato occulto che sappiamo esserci, ma non abbiamo nessuno mai visto, non quello di Parigi, corto o lungo che vogliamo prendere in considerazione. C'è ovviamente un trattato di resa incondizionata che ci ha messo alla mercé degli angloamericani, in particolare gli angli, ricordiamoci, esatto, sempre, non noi gli americani appaiono, ma gli inglesi sono sotterfugiamente mestolano nel torbido, no? Sì. Mescolano. Vabbè. Allora, come noi queste cose abbiamo cominciato a denunciare apertamente. Barman Meshi. Denunciando persona per persona, attribuendogli responsabilità, reati, omicidi, responsabilità di ordine governativo e quant'altro, e non ci si è inculato di pezza, come si dice a Roma, nessuno. Neppure i magistrati che noi conosciamo personalmente, che sanno che se si mettono contro il sistema gli fanno la pelle, pure i magistrati ritirano fuori le cosiddette brigate rosse e gli rifanno, sì, la pelle, esattamente, perché ricordiamoci sempre che le brigate rosse sono una componente del sistema oligarchico internazionale mondialista, fanno è parte scritto di... qui l'ultimo numero facilmente reperibile del giornalaio. Allora, per tornare al discorso, quindi
hanno modificato anche diciamo, il dettato della Costituzione dicendo che pensare male non si può. Non si può. O pensi correttamente secondo i principi della Santa Madre Chiesa, e Madre Chiesa intendo l'organigramma mondialista, oppure, è la stessa cosa. Oppure sei perseguibile, sei un delinquente nell'animo, sei un istigatore a delinquere, perché a questo punto siamo arrivati. Allora noi oggi qui rischiamo di essere denunciati per istigazione a delinquere, ma che non ce ne frega un cazzo, perché noi abbiamo deciso di fare quello che facciamo 30, 40, 50, 70, 80 anni fa. Non ce ne frega un cazzo di quello che può succedere, noi lo dobbiamo dire, lo dobbiamo distribuire, lo dobbiamo diffondere. Come allora, Enzo Tortora, certo. Accusato di essere un delinquente per essersi opposto alla camorra. E a distanza di 15 anni, quelli, quelli non si scordano. Certo. Quelli passano anche i secoli. Quella gente lì e quelle istituzioni lì non si scordano. Una volta che ti hanno messo nel mirino, passeranno 5, 10, 20, 50 anni, due secoli, comunque prima o poi te la fanno pagare. Allora, tornando a noi, quindi a partire dal 2010 abbiamo cominciato a denunciare persona per persona quelle puttane prezzolate dalla finanza internazionale che andavano distruggendo lo Stato e i diritti garantiti dallo Stato. E nel corso degli anni ho presentato, ho fatto ricerche, mi sono documentato, ho avuto poi accesso a certi documenti di vario genere, è inutile che sto a dire, che però in parte sono raccolte in queste due diciamo, integrazioni a delle querele che io e lui abbiamo presentato attorno fra il 2013 e il 2014, in cui il titolo è un po' fuorviante, ma in quel momento era centrato su questo. Quello che adesso leggerò va letto secondo il canone, diciamo, concettuale del principio di del sostenimento della parola di autodifesa dall'aggressione di questi apparati mondialisti. E quindi il titolo è Illegittimità di qualunque tassazione nel regime monetario attuale, e poi come sottotitolo Principali motivazioni a supporto, modalità esecutive e finalità sociali del diritto dovere di opposizione ad ordini, sentenze, sanzioni illegittimi ed incostituzionali e il rifiuto all'obbedienza nel caso di palesi violazioni e corollari giuridici derivanti. Invece, sono due, l'altro si chiama sempre Illegittimità della tassazione del regime monetario attuale, integrazione alla denuncia contro la Banca Centrale Europea e Banca Italia ed altri del 21 giugno del 2010. Quindi abbiamo due documenti, noi abbiamo anche depositati agli atti alla Procura della Repubblica di Roma e non solo, e anche addirittura alla Corte dei Conti, al TAR, eccetera, eccetera, espressamente questo, ma in generale tutti i vari documenti che abbiamo prodotto all'epoca. Oggi è il caso di ritirarli fuori, di farli riemergere in superficie, perché quello che sta succedendo è oramai veramente molto 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 grave, e questa deriva istituzionale sicuramente entro il prossimo autunno porterà a delle devastazioni di qualunque genere, di qualunque ordine e grado, anche di vari settori diversi dell'economia, della finanza, dell'industria, eccetera, che porterà a grandi sciagure, diciamo così, in senso lato. Allora, qui in questi due piccoli saggi valuto la considerazione a secondo di alcuni aspetti. Qua c'è la prima parte che richiama il riferimento degli articoli della Costituzione e di altre istituzioni, cioè altre enti responsabili, e poi comincio una supervisione di vari livelli di esposizione, dimostrazione e deduzione, in cui faccio tutta una serie di riflessioni
per poi portare a conclusione punto per punto. Dopodiché, dopo varie altre considerazioni e rimuginamenti, vado al secondo livello di esposizione, dimostrazione e deduzione, anche qui di altro ordine e grado, e poi alla terza, che è eccola qua, livello di esposizione, dimostrazione e deduzione, la resistenza alla lesione dei diritti costituzionali violati. Allora, io dico oggi in Italia, quindi non parliamo più di Robespierre, della rivoluzione francese del 1793, ma qua parliamo dell'attualizzazione. Il diritto di resistenza è implicitamente ma sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in quanto va fatta una ricognizione storica. Aldo Moro e Giuseppe Dossetti furono ammazzati, cioè Aldo Moro fu ammazzato e Giuseppe Dossetti si è fatto ritirato dalla vita politica, sì, in un'abbazia verso Fiesole. Sì, appunto, più nascosto possibile. Verso Fiesole. E perché? Perché avevano nella verbalizzazione della commissione costituente nel 1947, avevano avuto l'ardire di proporre anche loro l'articolo 33 o 34 della Costituzione dell'anno primo, che aveva proposto Robespierre, attualizzandola, dicendo appunto che era garantito il diritto sia del singolo che del popolo in generale alla disobbedienza nel momento di una grave lesione delle motivazioni diciamo a supporto dei diritti dei cittadini. Ecco, e per quello furono Moro ammazzato, non tanto anche per la banconota statale esattamente come Kennedy, dai, delle 500 lire, sì, per quello, peraltro, e anche per il fatto del compromesso storico, tutte le cose che stavano avvenendo in quei giorni lì, ma per una serie di concause, fra cui anche questa. Allora, il diritto di resistenza implicitamente è sostanzialmente accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione dei principi della sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro ordinamento giuridico a scendere, a cascata. Al diritto dovere di resistenza all'oppressione viene riconosciuta la legittimazione giuridica principalmente a partire dalla Rivoluzione francese nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che all'articolo 2, già anche quello del 1789, afferma lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Anche l'attuale Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, all'articolo 20, comma 4, afferma tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente se non sia possibile in alcun altro rimedio. Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta Costituzionale, il diritto alla resistenza all'oppressione è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie a difesa della Costituzione. In caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti, e trova legittimazione nel principio della sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione, che non a caso è l'articolo 1 ed è il cardine da cui tutto discende e rappresenta la legittimazione all'intero nostro ordinamento giuridico. La sovranità è peraltro attribuita a ogni singolo cittadino come membro del popolo e non solo al popolo. Nel suo insieme e nel nostro ordinamento giuridico ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale di fronte al provvedimento illegittimo, anche se apparentemente legittimo, come nel caso della promulgazione ed attuazione di una legge palesemente incostituzionale, ad esempio l'IMU, dell'autorità e al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo l'articolo 4 del decreto legge 288 del 1944, che è tuttora vigente anche se emesso dalla Repubblica Sociale di Salò, che è del 1944, che legittima la resistenza attiva ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Vedi, articolo 650
del codice penale che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non legalmente dati dall'autorità, cioè emanati arbitrariamente, significa anche incostituzionalmente e quindi inillegittimi. Per i militari inoltre il dovere di sopperire all'ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge dell'11.7 del 78 numero 382, norme di principio sulla disciplina militare, l'articolo 4 stabilisce, allora questa legge delle norme del principio della disciplina militare è stata poi diciamo reintegrata nel 2000, rimodulata nel 2009 se mi ricordo bene, ma continua ad avere, mi pare l'articolo, è una legge 4 che mi pare che ha quasi 1000 articoli e mi pare che quella a cui fa riferimento questo concetto qua è la numero 839, qui non è citato perché questo è un testo che io ho scritto qualche anno prima. E quindi il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro l'istituzione dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori. La norma è ribadita dall'articolo 25 del regolamento di disciplina delle forze armate varato con DPR 545 del 1986 e come ho detto anche nel 2009. L'articolo 54 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina d'onore prestando giuramento. Quindi ricordiamo sempre che i nostri cari politici parlamentari che firmano quelle cazzo di leggi da bordello postribolare, da pompeiano, diciamo così, Postribolo pompeiano, sì. Capito? Quella gente lì si deve ricordare che prima o poi la spada di Damocle gli arriva in testa. Non è che uno fa come allora è vero che le mafie hanno la memoria lunga, ma pure i popoli hanno la memoria lunga. Potranno ammazzare me, lui, i nostri figli pure addirittura. Ma prima o poi i nostri nipoti, i pronipoti, prima o poi tornano alla carica e si ricorderanno dei nonni che avevano detto e fatto certe cose e sono stati ingiustamente colpiti. Allora, si deve precisare che il dovere di fedeltà è quello di obbedienza. Si deve precisare il dovere di fedeltà e di obbedienza. Sono fatti due concetti completamente diversi. La fedeltà all'essenza ideale della Repubblica precede logicamente e concettualmente l'osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto il dovere di fedeltà alla Repubblica e quindi alla Costituzione, in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza di cui costituisce il presupposto giuridico. Quindi in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell'ordine costituzionale è sempre l'obbedienza a questi ultimi che prevale all'obbedienza alle leggi diciamo interpretative. Peraltro la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l'obbligo di fedeltà alle istituzioni che richiede un completamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale. Mi sembra ovvio, cioè tu osservi la Costituzione perché? Perché contiene l'insieme del mondo dei principi del diritto. Perché se no, che senso ha rispettare le leggi? Le rispetti perché è un corpus completo, unito, che giustifica un atteggiamento morale e poi anche intellettuale, critico, no? Riguardo alla resistenza collettiva, il professor Giuliano Amato, eccolo qui, acuto costituzionalista, dottor Sottile, si chiamava così anche, in seguito diventato Presidente del Consiglio dei Ministri, commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi disordini di morti di piazza del luglio del 1960 contro il governo dell'onorevole Tambroni, nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato governo non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo. Quindi il governo e il Parlamento sono semplicemente esecutori del volere del popolo e questi sono completamente scordato, non hanno la minima idea di quello che è l'essenza. Allora andiamo avanti.
Pertanto l'esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell'azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare. Il governo, il Parlamento deve fare gli interessi del cittadino, non mette l'IMU oppure fa la tassa perché hai girato col Green Pass che ti impediva di andare a ex articolo 17 della Costituzione, andare a spasso dove cazzo ti pareva a te, come garantito dall'articolo 17, no? Io voglio, aspetto che mi arrivi questa sentenza di condanna, gli faccio un culo come una cattedrale, magari ci convocano, l'abbiamo denunciato non so quante volte, no, non ti chiamano, lo sanno che se tu ci vai o ti tagliano la lingua o ti ammazzano e allora tu non parli, ma se tu c'hai l'ardire di riuscire a parlare, sono finiti. Allora andiamo avanti. Ma sono trasferiti magari in via permanente dal popolo. Pertanto l'esercizio di quei poteri deve svolgersi per chiaro dettato costituzionale in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell'azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare. Sì, che quando tale conformità non sia perseguita da quell'azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme. E inoltre che la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento, qualora la sua azione sia illegittima, come costantemente è da almeno 15 anni, tutti i giorni, ogni giorno. Tutto quello che è stato fatto è illegale, tutto, non qualcosa sì, qualcosa no, perché parte da un Parlamento non eletto liberamente e criticamente, come stabilito pure da quell'infame che oggi è Presidente, alla Presidenza della Repubblica. E inoltre la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento, qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento del meccanismo di garanzia predisposto all'interno dello Stato governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione. Inoltre Giuliano Amato, queste sono parole di Giuliano Amato, quello che dice qua, inoltre Giuliano Amato scrive nel 1962 La sovranità popolare dell'ordinamento italiano, era un piccolo saggio, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo, tipo per esempio la Corte dei Conti, che noi abbiamo denunciato tante volte perché non controlla un cazzo, organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato apparato fosse partecipe dell'azione eversiva, compiendo atti difformi dei valori e della finalità dati proprio dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione, allora sarebbe legittimo ricorso alla resistenza individuale e collettiva. Aspetta, non è mica finita, eh? Ove circostanze particolari lo impongono, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l'esercizio. Da parte dello Stato Governo il potere di ricondurre alla legittimità con mezzi anche non previsti questo esercizio ove irrimediabilmente se ne discosti. Naturalmente la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché per difendere un diritto fondamentale reso dall'esercizio arbitrario di pubbliche funzioni non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali di pari e maggiore violenza, quello al diritto alla vita o alla sicurezza delle persone. La nostra Costituzione, sempre, non a caso, l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali c'è sicuramente anche il diritto all'abitazione. Inoltre la Costituzione, l'articolo 10, stabilisce espressamente che il nostro ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, le quali recepiscono i principi fondamentali del diritto delle genti alle quali nessuno può sottrarsi. Neanche gli enti locali, nella loro varie articolazioni, regioni, province e comuni, i quali pertanto sono corresponsabili nell'adempimento di questi compiti fondamentali, ne deriva che gli enti locali hanno non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di attivarsi per promuovere anche atti di non collaborazione con le iniziative incostituzionali, quali ad esempio l'IMU, io qua lo scrivevo
per l'IMU, decise dal governo in modo legittimo, perché in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi fondamentali. Allora tu agli articoli 32, 33, 34 garantisci la famiglia e garantisci un diritto al lavoro e quant'altro, però poi dopo gli rompi il cazzo che vuoi il pagamento dell'IMU, tanto per dire, no? O delle sanzioni irrorate per essere andato a passeggio durante il periodo dell'incubo, no? Allora, la sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà garantiti espressamente dalla Costituzione ed in modo indiretto attraverso la pubblica amministrazione e lo Stato, la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare. Pertanto, quando lo Stato esprima una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo e quindi ai cittadini singolarmente o collettivamente riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità, ad esempio difendere le istituzioni democratiche. In particolare, quando il governo, pur instaurandosi legalmente con elezioni, agisce al di fuori della propria legittimazione che deriva dalla sovranità popolare espressa con la votazione di programmi. I cittadini che sono gli effettivi titolari della sovranità devono attivarsi con la resistenza per ripristinare la legalità violata. Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata? Il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato e di senso, il che non può essere in quanto costituzionalmente garantito. Pertanto la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti, anche se non espressamente stabiliti. Pertanto, quando si compiono da parte dello Stato, del Governo e del Parlamento atti di eversione dell'ordine costituzionale al fine di salvaguardare le istituzioni democratiche, c'è non il diritto e dovere di resistenza, sia individuale che collettiva attiva, purché attuata in modo non violento per non ledere i diritti fondamentali di altri individui. Ma ritorniamo alla Costituzione, l'articolo 31 dice: la Repubblica agevola le commissioni economiche e altre previdenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari e tra scopo. Cosa c'è di più agevolante e previdenziale per la formazione della famiglia se non una casa? Tento sulla testa, questo governo non solo non glielo agevola, ma glielo toglie. Quarto livello di esposizione, dimostrazione e istituzione. Appello al diritto internazionale di disconoscimento del debito oneroso. In ultima analisi e in ultima ratio, quant'anche tutto quanto fino a qui dimostrato non fosse valso a nulla, facciamo riferimento e ci soccorre il diritto internazionale con la clausola del debito odioso e detestabile. Per debito odioso e detestabile si intende quella teoria di diritto internazionale riguardante la successione tra Stati nel debito pubblico. Con esso ci si riferisce al debito nazionale assunto per perseguire interessi diversi da quelli nazionali nella piena consapevolezza dei creditori e nell'incoscienza dei cittadini, come appunto è successo nella messa a regime forzoso dell'euro da parte del BCE. Nel 1988, con la ratifica del Trattato di Parigi, dopo la vittoria della guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero il debito contratto da Cuba nei confronti della Spagna. Questo è probabilmente la prima vera fattispecie di applicazione diretta alla dottrina del debito odioso. Anche l'Unione Sovietica, nel 1918, ripudiò i debiti contratti dal governo zarista. Il concetto fu poi individuato, definito e formulato da Alexander Naunsack, già ministro dello zar Nicola II e poi professore di diritto a Parigi, nel libro Gli effetti della trasformazione dello Stato sul debito pubblico e su altre obbligazioni finanziarie, pubblicate nel 1927. Sack asserisce e sostiene: se un governo dispotico incorre in un debito non per bisogni o per interessi dello Stato, ma per rafforzare il regime dispotico, per reprimere la lotta della popolazione contraria al regime stesso, tale debito è odioso per la popolazione dell'intero Stato. Questo debito non è un'obbligazione per la nazione, è un debito del regime che lo ha contratto, è un debito personale del potere che lo ha assunto, quindi i parlamentari e i governi degli ultimi 20 anni, 30 anni sicuramente, fino al 1791, quando ci fu l'ultimo governo Andreotti. 1991. L'ultimo governo Andreotti che è durato sei tu mesi. Tu avevi detto 1791. Quando,
1991, sì. In cui era viceministro delle finanze il nostro amico Nino Gallone. Allora, se un governo dispotico incorre in un leggo tutto quanto perché è abbastanza interessante. Se un governo dispotico incorre in un debito non per bisogni o per interessi dello Stato, ma per rafforzare il regime politico dispotico, per reprimere la lotta della popolazione contraria al regime stesso, tale debito è odioso per la popolazione dell'intero Stato. Questo debito non è un'obbligazione per la nazione, è un debito del regime che lo ha contratto, è un debito personale del potere che lo ha assunto. Di conseguenza esso si estingue con la caduta di questo potere. Concetto di debito illegittimo o debito detestabile, odious debt, ormai pienamente recepito dal diritto internazionale quando ricorrono le seguenti condizioni. 1. Il governo di un paese, fate il corretto riferimento al momento attuale, 1. Il governo di un paese ha conseguito un prestito, ricordiamo il prestito. Se c'è un debito c'è un prestito. Questo prestito che di cui stanno discutendo negli ultimi mesi. Il governo di un paese che ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini, stanno chiedendo i soldi, indebitando lo Stato, senza averci detto che cazzo dobbiamo fare. Fare un referendum. Anche se per Costituzione, per i referendum finanziari, non sono obbligati lo Stato a condurre referendum che riguardano problemi di ordine finanziario. Ma questo è un debito, è un po' diverso. Il governo di un paese ha conseguito un prestito senza il consenso dei cittadini o senza che ne fossero informati, come appunto in occasione dell'introduzione forzosa del costo dell'euro come preventiva consultazione popolare, visto che si trattava di sottrarre ai cittadini un diritto costituzionalmente garantito come quello primario della sovranità monetaria. 2.2. I prestiti sono stati realizzati per attività di cui la cittadinanza non ha beneficiato. E infatti non beneficia affatto, si contrae un debito. Che beneficio è? Non solo, ma addirittura questo debito in espansione esponenziale sta costringendo alla fame milioni di cittadini che fino alla data fatidica del gennaio 2002 appartenevano in buona parte alla piccola e media borghesia. Oggi la piccola e media borghesia sta ricadendo nel ceto del proletariato. Punto 3, per disconoscere il debito odioso, ricordiamoci. I creditori sono al corrente dei primi due punti e se ne disinteressano. Non solo ne sono perfettamente al corrente e se ne disinteressano, ma al contrario, lo sanno perfettamente, addirittura sono perfettamente sodali e collusi in questa immane rapina scientemente ed intenzionalmente messa in atto da decenni per distruggere la nazione e lo Stato italiano. Cari signori, qui siamo di fronte a una plateale rapina condotta contro lo Stato e i cittadini, che vede collusi tutte le più alte istituzioni a carico dello Stato, coloro che vi sono stati posti proprio per fungere da ultimo baluardo a qualunque attacco interno o esterno, ed invece sono stati i primi a vendersi alle blandizie, alle lusinghe, agli adescamenti della grande finanza internazionale e a rendersi collusi delle vessazioni. A seguito di reiterate nostre richieste di espresse motivazioni sulla reale essenza dell'euro, tutte le istituzioni europee sono state vaghe, ondivaghe e elusive, affermando in alcuni casi che l'euro ha l'emissione di proprietà del BCE, in altri che non è di nessuno ed altre facezie del genere, per cui tutto è da chiarire e ridiscutere. Nel frattempo noi siamo produttori di ricchezza, siamo i reali detentori del potere, basta trattenercelo. E questa era la prima parte. La seconda parte, che ora abbiamo fatto? Vabbè, possiamo leggerla, va. Chiudi e riapri. No. Vabbè, come vuoi. No, lo facciamo perché è lo stesso argomento. Vabbè. Allora, questa è, diciamo, prima di quella che abbiamo già esaminato, però riguarda altri argomenti diciamo, che sono tuttora validi. Allora, qui questa mia riflessione si chiama illegittimità della tassazione del regime monetario attuale, era redatta come integrazione alla denuncia presentata contro la Banca Centrale Europea, Banca Italia
e altri del 21 giugno del 2010. Ricordiamo sempre che noi siamo riusciti a fare incardinare il processo contro la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia e le banche commerciali, e questo non l'ha detto nessun giornale o telegiornale. Il processo non so più se a questo punto sia ancora in corso o no, perché adesso saranno tre anni che non mi, sì, un due anni o tre anni che non mi convocano più come persona informata dei fatti. Però l'unico che c'era riuscito è stato Auriti, che è stato condannato poi in primo grado e in secondo grado assolto addirittura, perché, ma non l'aveva incardinata lui, lui aveva semplicemente messo in ordine in circolazione una moneta chiamata Simec, che lui tutorava e portava avanti come progetto, ma è stata la Banca d'Italia, ha denunciato lui e l'ha querelato per emissione false monete, sì. Produzione di false moneta. Come se quella della invece è fosse reale. Notizia importantissima. Allora, ieri è uscita la notizia che hanno sequestrato una banca clandestina che a Napoli stampato 5 miliardi di euro di banconote da 20 e da 50 euro. Giusto. Bisogna fargli il monumento nazionale. Sì, glielo faremo. C'era uno che sì, ma ne avevano già parlato prima, cioè da questa cosa navigava un po' sulle riviste. Troppo bello, troppo bello. Di più, dovevano proprio portarli alla bancarotta. Sì, sì. Allora, aspetta che qua forco gli occhiali perché... dove è andata a finire? Ah, ecco. Allora, premesso... C'era quel famoso film con Totò. Fabrizi, Peppino, sì, De Filippo, no, stappano le 10.000 lire, sì, quelle a portafoglio. Sì. Allora, premesso che si insegna nelle scuole e nelle università che le tasse sono dovute affinché lo Stato abbia le risorse per assicurare il benessere della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo, una cazzata abominevole come adesso dimostro. Oramai diamo per assodato che dobbiamo pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno istituite. Perché fino al 15 agosto del 1971, in realtà, alcuni tipi di tasse andavano pagati. Infatti, incredibilmente, qui non so se lo cito, ma allora lo devo dire, il signor Visentini nel 1972 fece la riforma delle tasse, lo ricordate? Sì, ti immagino. Solo che non aveva considerato una cosa importante nella sua riforma, e cioè che mentre fino al 15 agosto del 1971 le banconote ufficialmente, anche se formalmente assolutamente no, ma ufficialmente erano coperte dalle riserve auree, quindi quella banconota di un euro o di un dollaro o di mille lire che ci avevate in mano era la rappresentazione cartacea di quello che doveva girare, che però rappresentava quel grammo, quell'oncia di argento o di oro che era depositata nei forzieri dello Stato, no? Della Banca d'Italia, allora dello Stato. Allora dello Stato, giustamente. Allora, sono state fatte una serie di movimentazioni logiche, giuridiche e legali che hanno portato poi alla situazione attuale, dove ci hanno sfilato da sotto il culo il portafogli con tutte le banconote, le monete e quant'altro. Premessa alla nascita dell'euro. Allora, quindi fino al 15 agosto del 1971 era un prestito che noi avevamo in mano, cioè la Banca d'Italia, proprietario, cioè il Ministero del Tesoro, proprietario della Banca d'Italia, che aveva nei suoi sotterranei il deposito in oro o in argento di quello che circolava in giro per le strade della banconota, avevano quindi un valore di prestito, cioè pure se sulla banconota all'epoca c'era scritto a vista pagabile al portatore, quindi si intendeva che fosse di proprietà del portatore, in realtà era di proprietà
del tesoro, perché era la rappresentazione di quello che c'aveva in mano il tesoro dentro i segreti, le segrete. Quindi, giustamente, su quello che ci prestava lo Stato, o il Ministero del Tesoro, o la Banca d'Italia, andava pagato un uso, una consuetudine, una concessione. No, io ti concedo di portare in giro il mio denaro, il mio oro, il mio argento, e tu giustamente mi devi pagare o un interesse o una tassa. Che è comunque una forzatura che nacque a suo tempo quando alcune persone pensarono bene di sostituire in un modo o nell'altro l'utilizzo diretto dell'oro. Certo, ma queste sono affermazioni graduali. Diciamo che c'è stata tutta una serie di sequele, a partire dall'imperatore Nerone, ad esempio, anche, no? Tanto sì. Per dire, o di Settimio Severo, cioè tutti quelli che passano alla storia come essere dei delinquenti in realtà sono dei benefattori nella loro posizione, nel loro momento storico. Quindi anche Nerone è stato attaccato e perseguitato, anche la sua immagine, perché rompeva il cazzo ai banchieri, solo per quello, non certo. Per altro. Come anche Aldo Moro, che hanno fatto fuori perché rompeva il cazzo ai banchieri. Ma per tornare al discorso, quindi fino al 1971 un qualche senso logico del pagare l'interesse, di pagare le tasse, poteva averci un fondamento giuridico discutibile, molto di parte, ma comunque poteva avere una qualche suborazione, ecco, no? Superfettazione, va, diciamo. Oramai diamo per assodato che dobbiamo pagare le tasse e le imposte, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurano i motivi che le hanno istituite, e l'effetto della perdita della capacità di analisi e di critica delle idee, dei concetti e del dovere del porre di conseguenza nell'inconscio collettivo ciò che è così evidente da divenire automatico e ovvio. Eppure, se solo riflettiamo un attimo e non diamo per scontato ciò che da molto tempo esiste, possiamo prendere coscienza di realtà a noi sconosciute. Cioè, non bisogna mai ragionare per stereotipi, non bisogna mai ragionare per effetti acquisiti, bisogna ragionare volta per volta, ogni singola volta, come se fosse la prima volta, e prendere per riferimento i cardini originari, le radici delle ragioni, dei concetti. E allora, e questo è il problema. Nati in un dato sistema, spesso lo diamo per inconfutabile, incontrovertibile, apparentemente coerente, verosimilmente ottimale, poiché da sempre abbiamo conosciuto solo quello, no? Adesso diventa ovvio, naturale, consolidato dalla prassi, fondato, in altre parole, verità, no? Come oggi la verità diventa verità, la scienza con l'H finale diventa verità. Che cazzo, se non c'è niente di più mobile, di più versatile, di incerto. Più incerto e in divenire della scienza, a partire da Aristotele, arrivare a Niccolò Copernico, no? Sì. Prima esisteva la verità, adesso quella verità fa ridere. Esisteva il calcolo matematico, adesso fa ridere, c'è quello quantistico, è chiaro? Quindi mai dare per scontato quello che una volta abbiamo considerato fosse la verità. Una volta era la verità, poi nel frattempo è diventato qualcosa di diverso e nel frattempo si è instaurato un nuovo codice che è diverso. Allora, premesso questo, le imposte, le tasse sono denaro, ricchezza, denaro sudato e generato dai cittadini attraverso il lavoro. È denaro ciò che si dà alla persona giuridica Stato al fine di sostenere le spese pubbliche. Tale concetto non è negativo, ma apprezzabile segno di solidarietà, di comunità, di unità. Ognuno supporta e così dovrebbe la comunità nell'affrontare le spese che a tutti giovano, in quanto unità collettiva e solidale. Il problema non è l'imposizione di tassa in sé, ma se ne sussista o persista la necessità. La necessità, capiamo bene le parole. In altre parole, è sempre necessario privarci di denaro personale per darlo alla comunità?
È una bella domanda, no? Andiamo avanti. Ciò possiamo capirlo solo se sappiamo e capiamo che la moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della comunità, in quanto ne crea e ne accetta il valore per convenzione. Allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso e ragione di esistere nella situazione monetaria contingente dal 1992, a partire in particolare dal 92, ma già a partire dal 1971. Anche perché la moneta è essa stessa una tassa, in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco, e cioè far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini. Quindi la tassa non è un'imposta imposta dall'alto, ma è qualcosa che tutti quanti facciamo intenzionalmente, consapevolmente o meno, verso gli altri che hanno bisogno a loro volta di ottenere del liquido, si chiama liquido, no? Per poter poi esistere, per poter comprare, per poter usare, utilizzare, eccetera. Anche perché la moneta è essa stessa una tassa, in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco, cioè far circolare, condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini. La sovranità monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, però non è nelle mani della comunità, è lì il problema. Come dovrebbe essere? Quale precondizione scaturente la motivazione per eventualmente, semmai, tassare i cittadini, fra virgolette? La distonia logica assoluta incomincia a sopravvenire nel momento in cui la sovranità monetaria è trasferita d'amblè nelle mani di privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano ed altri Stati hanno delegato un enorme potere a spese della comunità nazionale ed europea, e l'azione, ben lungi da far circolare e condividere la ricchezza fra cittadini, al contrario gliela sottrae. Vista la Costituzione italiana, che stabilisce la inalienabilità del diritto di sovranità anche monetaria, anzi per prima la sovranità monetaria, si sarebbe forse potuto capire, mai accettare nei metodi e nei tempi in cui si sono stati attuati, il trasferimento della sovranità monetaria del cittadino italiano alla sovranità monetaria del cittadino europeo. La qualcosa avrebbe potuto avere un certo senso logico ed anche diritto, cioè transare verso il cittadino italiano che detiene la lira, la sovranità sulla lira, al cittadino europeo che detiene la sovranità sulla, che dovrebbe, sull'euro. Dovrebbe. Certo, certo. L'operazione è bella, La quale cosa? Perché c'è la Banca Centrale Europea. Certo. La qual cosa avrebbe potuto avere un certo senso logico e anche di diritto. Tutti i diritti di sovranità monetaria dei singoli cittadini di tutti gli Stati europei aderenti alla zona euro si sarebbero assommati in un'unica entità e contemporaneamente suddivisa e frazionata nei 455 milioni di cittadini europei scambievolmente. Al contrario, contro ogni logica ed ogni diritto, la sovranità sottratta ai cittadini inconsapevoli con la frode e la spoliazione di diritti viene regalata e delegata ad una SPA blindata, segretata, intangibile, incensurabile, incondizionabile, insindacabile, per di più in partecipazione azionaria a maggioranza non europea. Allora, queste cose qua noi le dicevamo 12 anni fa. Qui è necessario e doveroso fare un po' di storia. Prima dell'avvio del processo di privatizzazione delle banche pubbliche italiane, nel 1993 il controllo su Banca Italia, almeno apparentemente e formalmente, era esercitato dallo Stato. I principali azionisti di via nazionale erano infatti le tre banche di interesse nazionale controllate dall'IRI e quindi dal Tesoro, Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma, e i sei istituti di credito di diritto pubblico, dei quali Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena. Anche queste controllate dal Tesoro. E a queste si aggiungevano anche banche più piccole e altri azionisti storici come le Assicurazioni Generali, l'INPS e la Fiat. Lo Stato quindi e il Governo, attraverso il Tesoro, era il primo azionista di via nazionale e come tale aveva il potere di indicarne i vertici agli azionisti tutti pubblici, che prevedevano poi alla nomina formale. La situazione cambiò quando si iniziò a far passare le banche dalla proprietà pubblica a quella privata.
in questo periodo che sancì il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, pochi, non a caso si chiama in quel marasma istituzionale fra la prima e la seconda repubblica, era funzionale, compresa una serie di omicidi, era fra l'altro funzionale a questa cosa, sì, qua, o gli attentati, quella del di Tempio di Giove, certo, eccetera eccetera, tutto funzionale, quella di Firenze, no, sì, degli Uffizi, degli Uffizi eccetera, no, morte di Borsellino, tutto di più. Era un momento di acme, in quel, certo, momento lì dovevano essere la massima confusione possibile per poi concretizzare quello che è stato fatto qua. Non c'è bisogno di aggiungere altro. In quel periodo che sancì il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, pochi si posero il problema su quale dovesse essere la sorte delle quote azionarie possedute da Via Nazionale, cioè dalla Banca d'Italia. Mentre quelle che potevano e dovevano aprire bocca, fra cui anche i ministri del tesoro dei governi di transizione del quinquennio fra il 90 e il 94, preferivano tacere e restare colpevolmente alla finestra. Casualmente il capo del governo aprile 93 e maggio 94 fu un ex governatore della Banca d'Italia, un certo Carlo Azeglio Ciampi, e ministro del tesoro Barucci, lo stesso del precedente governo Amato. Ministero del Tesoro nel 93 vendette il credito italiano tramite OPV, come si chiamava OPV? Vabbè, lo stesso. La compravendita obbligatoria, adesso non mi viene in mente, vabbè. Dove sta? Tramite OPV, e nel 1994 la Comit con una OPV di 2.891 miliardi di lire, che era una bella cifra, Hanno venduto le banche, cioè vi pare normale a voi che uno Stato di diritto si priva delle banche? Cioè, ancora non si parlava banco. No, lo fa fare il banchiere. Non si parlava. Vedi casa al banchiere massone. Ma certo. Allora, la privatizzazione continuò fino al 1997, quando il Ministero del Tesoro vendette la quota posseduta dalla San Paolo, uno dei sei istituti di credito di diritto pubblico presenti nel capitale della Banca d'Italia, per continuare nel 1998 con la vendita della partecipazione della Banca Nazionale del Lavoro di 6.707 miliardi di lire. Finì così per realizzarsi un autentico scippo. Nessuno dei governi, neanche delle opposizioni, per Dio, è riuscito a dire un qualcosa su questo argomento, né allora né mai poi successivamente. L'abbiamo detto noi in tutte le salse, in tutte le occasioni che ci sono capitate, anche in varie manifestazioni a Piazza del Popolo, te ricordi? Io ho sempre parlato di questo argomento, non mi si è mai cagato nessuno. Comunque, queste sono cose gravissime. È come ammazzare centinaia di migliaia di persone. Esatto. Quello che hanno fatto con quei 7.000 miliardi di lire, ci facevi una guerra, altro che i finanziamenti all'Ucraina. Le azioni della Banca d'Italia, inizialmente di fatto e di diritto una istituzione pubblica creata per il preciso fine di difendere l'interesse nazionale, quindi l'interesse di tutti, vennero infatti trasferite a società bancarie private, portate quindi a fare gli esclusivi, soggettivi interessi dei propri azionisti privati. Un cambiamento non da poco, cazzo de Buddha. Facciamo un'ulteriore precisazione, in modo che gli amici lo sappiano. Quando è nata la Banca d'Italia? Perché è nata? Perché questi signori speculavano soprattutto con il Banco di Roma, la Banca Romana, detta anche Banca Romana, che speculava per conto del Vaticano. E abbiamo tutti i documenti, sì, del signor, oddio, un momento d'amnesia, Pacelli, del signor Pacelli, parente di Papa Pacelli, esatto, nipote, no, di era, Papa Pacelli. Era il fratello. No, il nipote. Era il fratello. Oh. Ah, il fratello e poi il nipote. Sì. Prima il fratello e poi il nipote. Esattamente. Oh, diciamo queste cose che sono molto importanti, perché in precedenza, prima della sempre nei gangli del Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, certo, anche adesso. Certo. Anche adesso, perché qui c'è in lista, la Banca d'Italia non è sparita, semplicemente non esercita più alcuni poteri, ma esiste, c'è. E interagisce ancora col sistema finanziario italiano. Ah, il potere. E questo signore qui, di discendenza di Papa Pacelli, rompe ancora il cazzo. No, ma aspetta, che questi personaggi
che stanno nella Banca d'Italia non stanno lì a scaldare il sedile, stanno lì per intervenire in certi particolari momenti, è questo che dobbiamo dire. Poi ci arriviamo a un'altra considerazione, ma gradualmente. Un cambiamento non da poco che accomuna l'Italia, guarda caso, alla realtà statunitense, dove sono le banche private ad essere gli azionisti della Federal Reserve. L'unico... E chi ci ha provato? E chi ci ha provato a rendere la banca centrale pubblica è stato sistematicamente assassinato. Da Lincoln Gerald Kennedy. A Kennedy. Certo, ma non solo... Vai passando altri cinque che sono stati ammazzati o come presidenti o come vicepresidenti dell'Unione degli Stati Americani. Allora, azionisti della Federal Reserve, l'unico soggetto autorizzato a stampare ed emettere moneta che fu messo in condizione di farlo grazie ad un autentico colpo di mano realizzato all'inizio del secolo scorso. Le 12 sorelle che hanno istituzionalmente costituito la Federal Reserve hanno agito con un colpo di mano nel 1913, se mi ricordo bene. Nel 1913? Cioè, è stato fatto un blitz, perché all'epoca, allora lì, no, non apriamo questo contesto, sennò è troppo complicato, diciamo che delle banche private, della corsa all'oro, delle banche private del 1850, della nascita delle prime banche nazionali, non degli Stati Uniti, ma dei vari stati componenti degli Stati Uniti, prima allora, ancora della guerra di secessione. L'operazione della Federal Reserve avvenne nel 1913, a Natale, quando il Parlamento era chiuso. Era sciolto, è normale, è normale. Andiamo avanti. Allora, è appena il caso di ricordare, a proposito di risparmio, una legge 262 del 28 dicembre del 2005, al titolo 4, articolo 19,10, che di fatto dimissionò l'ex governatore Antonio Fazio, che dovette scappare, dovette dare le dimissioni di corsa e andarsi a riparare nel paese di Marco Tullio Cicerone. Era un uomo dell'Opus Dei. Certo. E in quel momento era perdente, perché ha dovuto scappare, dimostra il fatto che ha dovuto scappare. Che di fatto dimissionò l'ex governatore Antonio Fazio e prevedeva tra l'altro che entro il gennaio del 2009 le quote della Banca Internazionale tornassero di proprietà del Tesoro o altri enti pubblici ed un prezzo di vendita stabilito dallo stesso Ministero. Ecco l'articolo 19, omissis, punto comma 10 che avevamo citato prima. Con un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto del 1988 numero 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato e degli enti pubblici. Chi cazzo sono questi soggetti diversi dello Stato e degli enti pubblici? Mica lo dice. Lor signori. Sono soltanto questo articolo non ha ancora trovato un governo che lo applicasse scrivendo il regolamento, perché il regolamento non è stato ancora fatto, neanche adesso. Nel frattempo sono state fatte, è stato rifatto anche una parte del testo unico bancario, per ovviamente assecondare i vantaggi delle banche. Questo articolo non ha ancora trovato il governo che lo applicasse scrivendo il regolamento, solo la nostra ignoranza ha permesso che ciò avvenisse. Rammento e sottolineo che è la comunità stessa che dovrebbe emettere moneta, esercitando la sovranità monetaria senza doversi indebitare con altri soggetti, perché è essa la creatrice del valore della moneta e di conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria. Poiché, omissis, perché democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la sovranità monetaria, che è quella politica, che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale, in cui la moneta va dichiarata a titolo originario di proprietà dei cittadini sin dal momento della sua emissione, come diceva appunto il grande professor Auriti. Spiegamolo meglio e poi chiudiamo, perché sennò se stancano pure di seguire queste cose. Chi dà il valore
a qualcosa, attenzione, questa è la spiegazione del professor Giacinto Auriti, che è molto importante. Ricordiamo che Giacinto Auriti era professore di diritto navale e il diritto navale si differenzia dal diritto terreno dal fatto che tu o c'è sto diritto o non c'è. Infatti la pirateria si esercita sui mari e non per terra. Quindi queste sono cose piuttosto importanti. Allora, chi è che crea il valore? Il valore viene creato nel momento in cui uno lo accetta per quello che ti fanno pagare. Se io compro una crosta, un quadro bruttissimo e lo pago una certa cifra, e quella non la vale, chi stabilisce che non la vale? Anche di recente proprio è stato Sgarbi che ha scritto un libro in cui ha parlato di questi concetti. Il valore viene dato dalla persona che paga quella certa cosa, è il massimo valore raggiungibile, è la massima cifra, come insegna l'utilizzo delle aste, è la massima cifra pagabile su un certo oggetto. Questo è il punto essenziale, dobbiamo chiarire, perché se no non si capisce per quale ragione noi diciamo che la moneta è di proprietà del popolo, è di proprietà di chi la usa e soprattutto di chi la ottiene, la prende e scambia i propri oggetti, magari creati da lui stesso, con della carta. Se li scambia vuol dire che riconosce il valore di quella carta. Allora, lui giustamente mi ha fatto rimarcare che stiamo parlando da quasi un'ora e mezza, quindi giustamente tanta gente si può anche infastidire, anche semplicemente tediare. Allora, vado per punti e basta, non leggo. Chi vuole, poi comunque, questi due testi verranno integrati l'uno nell'altro, in qualche modo amalgamati, in modo da rendere la lettura più semplice possibile, visto che parliamo di argomenti abbastanza complessi, in modo poi da realizzare un mio pamphlet di un centinaio di pagine, perché più o meno uscirà fuori così, un formato A5, in modo da poter rendere, diciamo, fruibile a tutti le nozioni che sono contenute qua, che sono inconfutabili, e allora per ora, ora per allora, cioè quello che è scritto qua è documentato storicamente e giuridicamente e legalmente. Allora faccio solo dei passaggi a volo d'angelo, in cui faccio notare che il controllo degli specialisti in titolo di Stato è composto in ordine alfabetico da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Kion, Corporation Invited Bank, Citigroup, Global Markets Limited, Commerce Bank, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank, HSBC France, Ing Bank, JP Morgan Securities, Merrill Lynch, incidentalmente Monte dei Paschi di Siena. Ah, quella... No, c'è una ragione, dai. Sì, ma quella era una zecca, Ci sono le zecche, state attento, Per quello l'hanno messo in crisi. Monte dei Paschi di Siena, certo. Capital Service Bank per le imprese S.P.A., Morgan Stanley e Company International, PLC Nomura International, Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale Investment Banking, UBS Limited e Unicredit, anche loro molto incidentalmente. Cioè, su 20 banche specialiste di titoli di Stato con cui lo Stato italiano si va ogni giorno più indebitando, solo 4 su 20 sono italiane. Adesso saranno pure cambiate. Tralascio.